L'Ovidiana Sulmona espugna lo stadio Pigliacelli di Montorio al Vomano e ottiene la quinta vittoria consecutiva grazie ad una rete di Tato nella ripresa. I padroni di casa dell'Alba Montaurei hanno lottato sino all'ultimo pur di conquistare un punto contro la capolista e nel finale hanno fallito anche una ghiotta occasione lasciando l'intera posta in palio ai sulmonesi. Questa è la sintesi del match che, a causa di un campo pesante, non ha permesso alle due squadre di esprimersi al meglio. Gli ovidiani si sono presentati all'appuntamento falcidiati dalle assenze. Mancavano Falce, Del Gizzi e Valente con il tecnico di Corcia che ha dovuto praticamente reinventare la difesa. Assente inoltre l'attaccante Cicconi per infortunio. Il primo tempo ha offerto poco, al decimo colpo di testa di Francesco Di Francesco con palla che termina fuori, alla mezz'ora una conclusione di Carosone si spegne in out, al 36esimo cambio forzato per l'Alba Montaurei, esce per infortunio De Carolis ed entra D'Ignazio, un'iniziativa in area di Carosone con palla sul fondo e l'ultima azione di uno spento primo tempo. Ad inizio ripresa, brutto intervento su Carosone, ma il calciatore Teramano, autore del fallo, non viene redarguito dall'arbitro. Dopo qualche minuto l'attaccante biancorosso lascia il campo per fare spazio a Sciala. Al 25esimo un tiro di Tato viene parato da Bartolomei. Al 37esimo il gol partita dell'Ovidiana Sulmona con lo spagnolo Tato che raccoglie in area un assist dalla destra di Sciala. Negli ultimi minuti l'Alba Montaurei prova a pareggiare all'89esimo dopo un corner, colpisce di testa Rodomonti, para Fanti, la squadra di Giuseppe Antonio fallisce clamorosamente negli ultimi istanti del recupero, cross basso dalla destra, sfiora Rodomonti e poi palla a Pigliacelli che non riesce a calciare. Finisce con la vittoria dell'Ovidiana Sulmona che consolida il primato in classifica a punteggio pieno, mentre i teramani restano in ultima posizione. Aldo Di Corcia, l'Ovidiana Sulmona centra quest'altra vittoria, però quanta fatica quest'oggi arrivare al gol, gol che c'è stato nel secondo tempo. Beh, sono due domeniche che facciamo fatica ad arrivare al gol, però oggi era veramente difficile. Oggi abbiamo trovato un campo diciamo impraticabile, anche perché poi non siamo più abituati a giocare sul campo in erba, quindi la palla è più lenta e poi abbiamo trovato un avversario che ci ha dato filo da torcere. Sono difficoltà che sono previste, adesso sei prima in classifica e tutti ti aspettano, ti vogliono battere, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi che soprattutto al secondo tempo hanno lottato e hanno messo qualcosa in più per poter vincere la partita. Il secondo tempo hanno lottato, però nel primo tempo non c'è stato granché né dall'una né dall'altra parte. Come era difficile giocare per noi, era difficile anche per loro, quindi abbiamo giocato troppe palle lunghe, quindi con gli attaccanti che abbiamo siamo andati in difficoltà. Il secondo tempo è andata meglio, con l'inserimento di Sciala che abbiamo messo un po' di centimetri là davanti e quindi ha dato una mano, una grossa mano. È stata una sofferenza sino alla fine con l'Alba Montaurei che proprio nelle battute conclusive ha rischiato anche di pareggiare. Sì, sì, abbiamo rischiato di pareggiare la partita, è stata una partita sofferta, ma saranno tutte così, saranno tutte partite da giocare, da lottare e cercare poi di portarle, di vincere diciamo. L'Ovidiana Sulmona resta così a punteggio pieno della classifica e adesso in settimana lavoro intenso per preparare il derby di domenica prossima contro i Nerostellani. Sì, e per adesso siamo primi in classifica, ci godiamo questo primato e domenica prossima, per la partita di domenica ci pensiamo da martedì, adesso ci godiamo questa vittoria e torniamo a casa e ci riposiamo un pochino, poi pensiamo al derby che sarà un'altra partitaccia.